Vediamo perché questa mia nuova che c'è lì, mi pare che proprio in Veneto si dice peso tacon che sbrego. Giro di vite sul reddito di cittadinanza. Il tanto discusso sussidio universale per i poveri introdotto dal governo Conte 1, Movimento 5 Stelle e Lega, è ora pronto a essere riformato. L'obiettivo del governo sembra così: prendere forma. Il nuovo strumento dovrebbe chiamarsi Misura di Inclusione Attiva, o MIA, e dovrebbe essere attivo da settembre. Non era corretto, bisogna sistemarlo perché l'hanno preso chi non doveva e così via, no? È giusto che ci siano delle modifiche, sacrosanto, perché qualcuno che è veramente povero si vergogna e non lo chiede, invece i furbi. Molto perplesso sui cambiamenti, l'avrei migliorato, quello sì, poi bisogna vedere cosa viene fuori, ho mica tanta fiducia che migliori la situazione. Due le platee di beneficiari, le famiglie povere senza persone occupabili, con la presenza di un minore, di un over 60 o di un disabile, e quelle con persone occupabili, tra i 18 e i 60 anni, in grado di lavorare. Scende poi il livello dell'ISEE da 9.360 a 7.200 euro. Dobbiamo capire bene cosa vuol dire occupabile. Non è occupabile chi ha un figlio in famiglia? Oppure è occupabile chi magari ha una certa età fuori dal mercato del lavoro e ha solo una formazione specifica perché per tutta la vita ha fatto il muratore fino a 55 anni? Non so. Io credo che così si rischi di fare confusione. E dunque, che cosa potrebbe cambiare? Le famiglie povere senza occupabili dovrebbero ricevere un sostegno di 500 euro, che potrebbero prevedere un ulteriore aiuto in caso di affitto da pagare. La stretta dovrebbe invece arrivare per le persone occupabili, per i quali l'assegno dovrebbe essere di 375 euro. L'obiettivo è di incentivare chi può a trovare lavoro. Io penso che è meglio che cerchino il lavoro anche senza avere il reddito di cittadinanza. Ma cosa ci costa? Cosa ci è costato il reddito di cittadinanza in questi 3 anni? Pazzesca, 8 miliardi l'anno più. Miliardi, si faceva fabbrica dappertutto, eh?